Diretta Stadio, il calcio in onda su Radio PNR. Mister, non so se hai sentito la mia disamina della partita. Sei d'accordo, non sei d'accordo? Alcune cose si poteva migliorare. Sentite, diciamo che oggi è stata una partita difficile perché loro secondo me sono un'ottima squadra, è una squadra allenata molto bene, è una squadra preparata, è una squadra che è una squadra molto forte, quindi oggi è un risultato importantissimo, e quindi siamo contenti e buon, finita lì. Ma voi l'avete già visto una tribuna così, ragazzi? Guarda qua che tribuna. Agli ordini di Scalzi, agli ordini di Pellegrini, agli ordini di... agli ordini di Luca Sacco. Oggi facciamo un'intervista un po' soft. E secondo te che partita ha fatto Suma? Per me è stata una delle migliori prestazioni che lui abbia fatto ultimamente. Ma allora, sotto il livello di atletico ha fatto una prestazione secondo me molto bella. Era su tutti i palloni. Ha giocato molto bene, in fase di possesso palla poteva fare qualcosina di più. Io cerco sempre di stimolarlo e secondo me Suma può fare molto molto di più. Quindi sono contento della prestazione che ha fatto, perché non si può dire che non farà differenza. Meno male che non gioca a calcio, non ti però come mister. Può fare molto di più come tutti gli altri, perché oggi abbiamo fatto molto bene, potevamo fare qualcosina in più, ma sono contento perché il portiere loro è stato bravo in due circostanze, noi invece abbiamo fatto secondo me un gol bellissimo, una grandissima azione, un cross spettacolare di Spot, e poi Russo ha fatto qualcosa di straordinario, sembrava Van Basten contro Helsinki. Un volo fantastico, ti ricordi anche? Me la ricordo perché... Dei gol meravigliosi. C'è. Allora Fabrizio, mettila sulla destra. Com'è andata oggi Fabrizio? È stata un'ottima partita dei Leoni in cui praticamente quando si è andati in vantaggio secondo me si è controllata la partita, non si è neanche cercato il secondo gol. Ma diciamo sì, è stata un'ottima prestazione, il secondo gol noi lo cercavamo comunque, poi che non sia venuto quello è un altro discorso. Però secondo me ragazzi oggi hanno fatto molto bene. Sì, beh, qualche prestazione, qualche tiro da fuori, sì. Di Russo c'è stato. Poi comunque loro hanno una squadra messa bene in campo, è una squadra organizzata, per cui... Che ultimamente non perdeva più. Non perdeva più, poi dopo il cambio di allenatore comunque aveva fatto tutti i risultati positivi. E ti dico, oggi secondo me è stata una bella impresa, perché comunque questi tre punti qua oggi per noi sono tanta roba. Tanta roba, sì. Proprio un bel cammino, adesso pronti per Castellazzo, dove troveremo un grande pubblico, un grande campo, un campo che a noi porta bene. Ma sì, ti dico, ci ricordiamo a Castellazzo a fare la nostra partita senza nessuna preoccupazione, cioè con la preoccupazione comunque di andare a incontrare una squadra che ha fatto bene anche lei fino adesso, perché comunque ha perso una partita per una causa, ecco, quindi diciamo che secondo me sarà una bella partita, poi ci alleneremo bene in settimana, il mister preparerà la squadra come al solito e andremo a testa alta a affrontarlo. Fantastico. Fabrizio, Luca, no, Grillo quando lo recuperiamo? Ma Grillo penso per domenica sia recuperabile. Sia già recuperabile. Sì, sì, adesso vediamo in settimana, però già lui voleva provare oggi, però abbiamo preferito... Merlano è recuperato Merlano a tutti gli recuperato. Effetti, o secondo te no, no, Merlano, ancora Merlano, bisogno? Merlano è recuperato adesso, poi sarà... Quindi le sarà tre punte si giocheranno... certamente. Poteva già partire dall'inizio oggi, volendo, Merlano. Sì, è stata una scelta... Sì, sì, logico, fa giocare chi secondo lui in questo momento sì, è più in forma. Calcoliamo che Giulio veniva da un lungo stop, per cui oggi era giusto comunque far giocare Gigi, che fino adesso ha fatto il suo dovere, ecco. La partita di mercoledì è stata meravigliosa. È stata una partita meravigliosa, anche perché avevamo una squadra molto giovane e sono stati bravi a crederci fin dall'inizio, e non so quanti avrebbero scommesso un Olmo che oggi mi pare che abbia vinto fuori campo. Fuori casa l'Olmo, perché vinceva 2-1 a pochi minuti dalla fine, quindi non è che sia proprio una squadra. No, ma infatti adesso noi non è che dobbiamo già pensare di aver passato il turno, anzi dobbiamo poi essere bravi a preparare bene la partita
e lo incontreremo in due, nella settimana in due volte, perché il mercoledì e poi la domenica. Fantastico, quindi, è vero. Loro dovranno fare un po' di chilometri, speriamo che si stanchino un pochettino nel viaggio, quello ti devo dire, anche perché la strada è stata lunga. È stata lunga, Domenico ed io siamo partiti abbastanza presto, no, è stata una bella comunque trasfertina che porti a casa i tre punti, va bene. Sì, sì. Grazie mille Fabrizio. Grazie della a voi tua disponibilità, a ti libero visto Grazie. Che dovete tutti scappare a casa. Grazie mille. Allora, ho Luca Sacco, secondo te ci sarà bisogno di qualche correttivo a novembre? Quando inizierà il mercato, se vogliamo a tutti i costi vincere il campionato, ha bisogno questa squadra di qualcosa, di qualcuno, qualche ritocco, qualcuno che magari vorrebbe andare via perché gioca poco, ma a un direttore sportivo la posso fare questa domanda? No, ma la domanda che ci sta è, secondo me non c'è bisogno, siamo a posto così e non vedo nessun ragazzo che... Scontento. Qui stanno tutti bene ragazzi, c'è un bel gruppo, la società di mette a disposizione tutto, non gli manca niente e loro sono affiatati uno con l'altro e stanno tutti bene a Tortona e comunque chi viene a giocare a Tortona poi difficilmente chiede di andare via perché è una piazza che, con tutto rispetto per le altre, però è una piazza importante dove piacerebbe a tutti venire a giocare davanti a un pubblico così, in un campo così e a indossare una maglia così. Gigi che gol ha fatto? Un gol da Serie A, Luca. Un gol meraviglioso. Gigi ha fatto un gol, ma Gigi, sono i suoi gol questi, perché poi a volte magari ti fa un errore, però poi ti fa queste cose qui che... Vale da solo il prezzo del biglietto. Sì, ma non riesci mai a trovare la parola giusta. Per chi viene al Coppi e paga. Sì, perché non riesci mai a trovare la parola giusta. Gigi è così, è fatto così, ce lo teniamo stretto e siamo contenti di avercelo. Gigi è un giocatore che ha sposato la causa 2 anni fa, accettando di venire a giocare qua in prima categoria, sceso di 2 categorie. L'anno scorso abbiamo tribulato un po' in questo periodo proprio per confermarlo, visto che c'era qualche squadra che gli faceva una bella corte. No, era 2 anni fa. Due anni fa in prima categoria, no. Però lui ci tiene a questa maglia, ci tiene a tutto e siamo contenti che è qui con noi e ci teniamo lo stretto. Quando io vedo Luca Pellegrini cambiare rosso mi viene in mente Allegri quando doveva cambiare Mandzukic, che aveva sempre paura che Mandzukic si arrabbiasse. Ma no, ma ci stanno i giocatori qualsiasi che vogliono sempre giocare, vorrebbero stare sempre in campo, lui poi ci tengono tutti, è normale. Però è sempre una cosa sempre costruttiva, mai di discussione, non c'è mai stato niente. Sono tutte cose sane. Preferisco un giocatore che si incazza in un modo positivo, perché vuol dire che ci tiene, che vuol stare in campo, vuol dar tutto fino alla fine, che è uno che inizia a sbracciare così tanto per farlo. Luca, se sai tutti i risultati, mi riassumi un po' la giornata di oggi? Se a noi è favorevole, se ti aspettavi qualcosa di meglio... Se diciamo l'arresto di Castellazzo è un buon viatico per il campionato? Ma è stata una giornata dove il Dertona ha vinto 1-0 col Chisola, il Castellazzo ha pareggiato con l'Atletico Torino, la Prodronera ha perso in casa col CBS è riuscito a fermare il Canelli. CBS ha perso 3-2 col Canelli. Ah, alla fine poi è riuscito. Ti correggo tutte le domeniche. Ma va benissimo. Saluzzo ha vinto a Moretta 3-0. L'Olmo ha perso col Vanchiglia 3-2. Un CBS che comunque è ultimo in classifica, anche se vince il premio per i giovani, non potrà riscuotere, perché si sa che se una squadra retrocede non può riscuotere il premio sui giovani. E che Gianni sei tremendo. Le so tutte, eh? Sì. Io so tutte. Non parlo degli altri, e tu mi dici sempre degli altri. No. Non parlo degli altri. Il CBS ha questa politica qua e tanto di cappello. Gli auguro di salvarsi perché comunque è una società dove punta tanto sui giovani e hanno dei giovani di valore. Io guardo sempre a casa mia perché c'è sempre da guardarci tutti i giorni, da migliorarsi, da non accontentarsi e da lavorare su tutti i punti, su tutti i fronti. Bene ragazzi, se non abbiamo più niente da dire liberiamo Luca, che anche solo lui una cosa la sua grande... Io vai. Volevo dedicare questa vittoria, anche se è una cosa, però la volevo dedicare... Fantastico, sei l'unico che ci ha pensato, bravo Luca. Perché
in particolar modo la dedico a Matteo e boh. Un Luca con le lacrime agli occhi, nonostante la sua corazza, vedo che sotto la sua corazza c'è anche un uomo che quando è il momento di mostrare le sue debolezze le mostra. Grande Luca, sei veramente una brava persona. Grazie Luca e ciao, un pensiero di nuovo a chi non è più tra noi. Sì. Ciao, ciao, ciao. Diretta Stadio, il calcio in onda su Radio PNR.